Ragazzi, siamo qui in Novara Padova, sto finendo di pranzare. Speriamo bene, l'ultima partita in Coppa Italia Serie C abbiamo perso male, perché secondo me perdere con la Lucchese è perdere male. Solo 1-0, però abbiamo perso e la partita di oggi è decisiva, neanche per il primo posto, perché il Mantova ieri ha vinto e quindi è già più 10. Ma per tenerci il secondo posto, e a Novara non è mai semplice se non giochiamo da Padova, ma davvero Padova. Subito la squadra di Torrente prova a sfondare a sinistra con il e la palla gol mostruosa. Ma cos'è? Subito 15 secondi appena. Corsi che fa ritrovare l'equilibrio. Dai, Bortolussi, vai, vai. Vai, mezzo! Con i capelli che prende il fondo indisturbato. Traversone sul quale di Rusciata! Che gol! Che gol ha fatto! Cosa ha fatto? Ma che gol ha fatto? L'ha rifatto! Come a Trieste, così anche a Novara! Oh mio Dio! Esecuzione fantastica parte di Michael Liguori. Porta avanti, ma che cazzo stai dicendo? Settimo centro in stagione per Michael Liguori, che diventa il capocannoniere della sua squadra, staccato momentaneamente da Bortolussi. Mamma mia, ma questo fa solo rovesciato in trasferta. Porca puttana. La giocata mostruosa di Michael Liguori. Sta facendo segno anche lui di aver fatto qualcosa di grandioso per l'ex attaccante del campo base del Catania, cresciuto praticamente nella Pescara. Settimo gol questa stagione. Ora prova ancora con Radrezza a generare un pericolo. Palla tagliata fuori. Dai, sì! È sotto misura. È di Delli Carri. Delli Carri! Dai! Finisce qui la prima parte di Padova. Nel primo tempo 0-2. Bene così, dobbiamo continuare e non dobbiamo calare la tensione. La partita di questo campionato dopo il Zamparo che tenta l'euro gol. Mi verrebbe da dire alla Miccoli. Perché ha visto Minelli fuori, però non c'è riuscito col caldo. Esce Michael Liguori, mamma mia che rovesciata. Entra Palombi, entra Bianchi. Prodezza di questa stagione. Ed esce Fusi. Di testa. Poi prova a girarsi Bonaccorsi. Bravissimo Belli di testa a servirla a Donnarumma, che così ha potuto farla sua. Oh! Dai! Dai! Non ci credo! Sì! 3! Nicolò Bianchi! A porta vuota siamo riusciti a buttarla sul difensore. Per fortuna poi arriva Nicolò Bianchi, arriva lo 0-3. Dai, il primo gol di Nicolò Bianchi. Vediamo. A livello realizzativo, lui lancio di testa, lo scatto da parte di Zamparo che evita l'uscita. No, di Minelli. No, corsi, Zamparo a porta vuota, tocca sul la butta sul difensore. Poi arriva Bianchi. Sulla conclusione del centrocampo arrivato quest'estate dal Cesena, che dunque trova alla 23ª presenza in stagione, considerando tutte le competizioni. Però che peccato, Zamparo poteva fare il suo primo gol. E invece il primo gol lo trova Nicolò Bianchi. Dai! Una partita che di storia ne ha avuta pochissima sin dall'inizio. Anche Crisetti. Esce uno stremato Radrezza, entra Crisetti. Io continuerò a chiamare Crisetti. Scappini, la porta era rimasta vuota. Oh! A pizzicare la traversa. A porta vuota hanno sbagliato anche a porta vuota. Gol dell'1-3, forse restituito un po' di sé. La linea difensiva, coperti dalla linea difensiva.
prossima a 3. Parte del Padova che intanto va a colpire anche il legno, la parte esterna del palo con il destro, la parte di palo Palombi, palo esterno, ma io ero convinto fosse in fuorigioco. Vabbè, uscita di recupero, sono scaduti e va benissimo così.